7. Il lavoro. Cerchio Marina, attraverso AM, io non io, entità scientifica. Che cosa sarebbe l'uomo senza lavoro? Non dico lavoro retribuito, ma senza lavoro. E non mi dite che il lavoro è tale se viene retribuito, perché questo è un modo di parlare vostro, della vostra società. Diciamo che il lavoro è un'attività per cui l'uomo è in integrazione con gli altri ed è un'attività che in qualche modo è soggetta a un controllo. Non è un hobby, è soggetta a delle regole. Cosa farebbe l'uomo senza il lavoro? Voi mi potreste dire, l'uomo senza il lavoro potrebbe fare una miriade di cose. Certo. Ma come potrebbe l'uomo sperimentare se stesso in relazione con gli altri? Di fronte a tutta una serie di possibilità che invece gli sono date proprio dall'esperienza lavorativa? Perché nell'esperienza lavorativa l'uomo non solo edifica se stesso, ma edifica il mondo. Io di questo voglio parlarvi un pochino. Voi non avete soltanto il compito di edificare voi stessi, ma nell'edificare voi stessi edificate il mondo. Come fa un uomo edificando se stesso a edificare il mondo? Bene, io cerco di raccontarvelo, ovviamente a modo mio. Se io fossi un uomo e dovessi lavorare come ho lavorato a suo tempo, mi porrei questo interrogativo. A che cosa serve il lavoro che faccio? E non tanto se debbo andare o non andare al lavoro. Le risposte sono tante quanti sono gli esseri umani, ma le riduciamo a quattro. La prima è serve per procurarmi denaro. La seconda è serve per diventare qualcuno. La terza è serve per aiutare il prossimo. La quarta è serve per provare se stessi. Di queste quattro è evidente quale io scelgo. Non certo la terza, perché la terza presuppone la quarta, ovvero sia per aiutare gli altri debbo provare me stesso. Non posso aiutare gli altri, nel senso di cui dirò dopo, senza essere me stesso, senza sperimentare me stesso e provare me stesso. Mi spiego. Aiutare gli altri implica l'essere prima di tutto capaci di ascoltare se stessi. Perché? Perché non è possibile porgere aiuto agli altri se non so come io sono. Voi mi direte, questo non è detto. Cerco di spiegarvelo un po' meglio. Se non so come io sono, non so neppure come agire in situazioni che implicano il dimostrare all'altro che posso aiutarlo. Perché badate bene, non potete aiutare gli altri se non dimostrate all'altro che voi siete in grado di. L'altro non si farebbe aiutare con tutta probabilità, o comunque voi non potreste di fatto aiutarlo. Ma per poter essere in grado di aiutarlo dovete necessariamente conoscere cosa sapete o non sapete fare. Sapere cosa si può o non si può fare implica conoscere le proprie attitudini, le proprie capacità. Ma per conoscere le proprie attitudini e le proprie capacità, io debbo fermarmi a pensare su di me. Ecco dunque che il lavoro diventa uno strumento per mettervi alla prova. Naturalmente ci sono tante altre forme attraverso cui voi siete messi alla prova, ma io sono convinto che il lavoro è uno strumento prioritario, nel senso che rientra fra quelli più importanti. Perché il lavoro costringe voi a dare delle risposte agli altri, costringe voi a costruire assieme agli altri una soluzione ai problemi. Perché ancora costringe voi e gli altri e i problemi a trovare delle forme di successiva elaborazione per poter fare progredire questa vostra realtà umana.
perché ancora costringe voi, gli altri, i problemi e le elaborazioni a diventare via via più sofisticati, via via più allargati, via via più onnicomprensivi, affinché questo mondo sia un po' meno doloroso. Questo è il lavoro, e non soltanto individualisticamente sperimentare voi, ma sperimentare voi e i problemi, voi, gli altri e i problemi, voi, gli altri, i problemi e le elaborazioni successive con l'armonia. Se questo è il lavoro, allora debbo preoccuparmi di un aspetto che è stato fin qui, credo, taciuto. Che cosa produce l'armonia attraverso il lavoro? Ciò che produce l'armonia utilizzando il lavoro è esattamente la collaborazione. La collaborazione, dunque, è lo strumento attraverso cui nel lavoro produco l'armonia. Ma la collaborazione non è darsi una mano, non è neppure passarsi qualcosa, non è neppure fare insieme un lavoro. Collaborazione è, in termini molto più semplici di quanto vi è stato detto, procurarsi tutto ciò che è necessario al fine che io e l'altro possiamo espletare il compito che ci è stato affidato. Ma badate bene, in questo compito rientra anche tutto quel discorso sul mondo, perché ciò che ci è stato affidato non è mettere insieme due pezzi di automobile o due pezzi di un orologio, ma è mettere insieme due pezzi per costruire qualcosa che è un tassello del mondo. Ora, se io non comincio a considerare il mio lavoro come un tassello del mondo, mai e poi mai riuscirò a considerare l'altro come io sono. Voi mi direte: che cosa c'entra l'io sono con un pezzo di automobile e con il tassello del mondo? Cerco di dirvelo in 2 e 2, 4. Se voi non sentite che ciò che state facendo non è racchiudibile nell'atto, non è racchiudibile nel prodotto, non è racchiudibile nel gesto, ma è collegabile con tanti altri atti, con tanti altri gesti, ognuno dei quali realizza parte del cosmo, voi non potrete mai intendere ciò che noi continuiamo a dirvi, ovvero sia che tutto è. Perché quando voi fate un gesto nel lavoro, quel gesto si collega ad altri e tutti quei gesti che danno origine a una motocicletta o un pezzo di pane si collegano con altri gesti che utilizzeranno quel pezzo di pane per mangiarlo e per produrre a sua volta forza che poi sarà utilizzata in un altro lavoro che produrrà un altro risultato che sarà utilizzato da altri e che verrà a sua volta usato per allargare sempre di più questa rete di azioni, di gesti, di prodotti, ognuno legato all'altro, a costituire il tutto. Se voi non riuscite a pensare questo, come potrete mai pensare all'io sono? Perché l'io sono è. Ora, adesso, io non sono che il tutto. E ciò che io sperimento ora è legato ad altro che è contemporaneamente presente. Se io sto in mezzo a una radura e colgo il profumo dell'erba, contemporaneamente esperimento il profumo e l'erba, ma l'erba a sua volta è il risultato di, e ciò che produce il profumo a sua volta implica tutta una serie di elementi, ognuno dei quali è collegato insieme. E quindi nell'atto stesso del sentire il profumo colgo tutto ciò che ha contribuito a creare quel profumo e tutto ciò che ha contribuito a creare gli elementi che hanno prodotto il profumo e via dicendo. Cioè, nello stesso attimo, io colgo il tutto. Se è così, allora lavorare è esattamente mettersi in contatto con il mondo intero. Se è questo, allora anche per voi sarà più semplice dire io lavoro e quindi
io sono. Nota 2. Entità scientifica. Questa guida si è manifestata per anni presso il Cerchio Marina. Adesso la guida soggetto, che si manifestava presso il Cerchio Marina, porta avanti singolarmente un insegnamento monotematico chiamato la via della conoscenza.